Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Teardown. Oggi affrontiamo dei furti davvero difficilissimi con tattiche incredibili. Raggiungiamo poi una nuova mappa all'interno della quale dovremo capire come rubare l'oro nascosto in un cavo sotterraneo. Poi sblocchiamo il potentissimo lanciarazzi e devastiamo tutto. Buona visione! Oh, ma guarda un po', facendo una passeggiata ho scoperto che non solo stiamo migliorando l'interno della nostra fabbrica, ma anche la zona circostante. Mi domando cosa stiamo costruendo qua. Nel frattempo i nostri campi stanno crescendo tantissimo e ho scoperto, guardate un po', che a quanto pare possiedo anche un trattore. Yay, è diventato contadino simulator di colpo. Oddio, il trattore non mi ispira troppa fiducia. Vediamo un po', posso tranquillamente, oddio, fare una marea di danni sui campi. Guarda che roba, tocco una pianta e crollano anche quelle circostanti. Aiuto, non è un trattore molto potente, ce la faccio. Perfetto, ed ecco qua. Ed è così che si raccoglie il gran turco, il mais e via dicendo. Ho anche accumulato un po' di dindini facendo ovviamente furti. Nel frattempo volevo di sicuro migliorare la nostra lancia termica al massimo, quantomeno così potrò tagliare metallo come non ci fosse un domani. Potremmo potenziare le bombe. Sì, per 400 dollari posso avere il doppio delle bombe che avete... Anzi, scusa, facciamo il triplo e tanti saluti. Avete visto che adesso le abbiamo potenziate talmente tanto che fanno dei buchi assurdi sulle pareti. Allora, sembra che ci sia un problema con l'assicurazione del signor V, il tizio che c'ha la villa quella iperfaiga piena zeppa di auto. Pertanto ci ha domandato di rubare le sue auto. Ah beh, certo, lui le ha assicurate, pertanto quando noi le ruberemo potrà ricavare i soldi dall'assicurazione. Oh mio Dio, non ci credo mai nella vita. Oggi risplende il sole. Da queste parti avete visto c'è sempre un tempo di M, la tempesta dello scorso episodio, me la ricorderò finché campo. È la giornata perfetta per derubare i ricchi. Allora, questo è il camion a cui dovremmo consegnare le auto. E come al solito il tutto lo dobbiamo fare in 60 secondi. Il gioco ce ne richiede almeno 3, ma nella mappa ce ne sono ben 7. Oh mio Dio, alcune sono anche da riparare. Quindi dobbiamo trovare un modo per portarle il più vicino possibile al nostro camion. Allora, la prima auto si trova al di là di questa parete. Direi che è il momento giusto per piazzare un po' di bombe. Vai piccolina di papà. le adoro da morire. Ed eccola qua, è sospesa per aria. In teoria con la nostra pistola, dimmi che posso sparare ai cavi. No, allora forse i supporti. Ok, decisamente molto meglio. Facciamo attenzione perché se l'allontaniamo troppo ovviamente scatterà l'allarme. Allora, ho fatto diverse prove e non è possibile staccare il cavo da quest'auto quantomeno. Tuttavia ce n'è un'altra qui fuori. Vediamo un po' dove è agganciato l'allarme. Sembra sulla parte posteriore. Forse stavolta con un po' di ingegno e di arguzia dovrei farcela. Ho anche appiccato un leggerissimo incendio, ma è normale, tranquilli. Ok, non ci credo mai nella vita, ha funzionato. Ci ho provato in passato ma non me lo dava valido. Ok, l'auto è leggermente danneggiata, tuttavia non dovrei aver problemi a portarla un po' più vicino al nostro camion per la consegna. Incredibile. Con quest'auto invece la situazione è un po' più complicata perché, come potete vedere, ha avuto un brutto incidente e quindi devono cercare di ripararla. E dovrei anche trasportarmi sto coto avanti e indietro. Questo sembra lo stesso modello che ho appena tranciato in due. Aspetta, però gli mancano le ruote. Potrebbe essere più complicata del solito cercare di riportare indietro l'auto. Però se il trucco ha funzionato una volta, dovrebbe funzionare anche una seconda? E la risposta è assolutamente sì! Aspetta, aspetta che ho trovato anche una cassetta degli attrezzi da 175 dollari! Ora, come boia portiamo l'auto fin lassù? Riesco a muoverla? Non dico di no, però se passiamo lungo la strada, in teoria... molta calma, dovrei riuscire ad evitare che l'auto si danneggi ulteriormente, altrimenti... possiamo utilizzare forse quel camion. Ok, proviamo a vedere se ce la faccio. Sì, vai così, oddio! Mi è partito via male un pezzo dell'auto! Ok, e olè! Ora non mi resta che bloccare il tutto con un po' di tavole e dovremmo essere praticamente a posto. Devo evitare che l'auto si muova assolutamente. E siccome io sono un bambino ozioso, questa volta passiamo attraverso il garage. Potrebbe esserci qualche problema. Leggerissimo problema. Facciamo finta di nulla. Oddio, che è meglio. Auto, restami a bordo. Ok, il nostro camion è praticamente lì in cima. Ha subito giusto un po' di danni, ma nulla di grave. Ok, e con questo siamo a due, anzi tecnicamente a tre perché l'auto che l'ha dentro. Basta che la faccio passare attraverso il buco nel muro. Anzi, scusate, fatemi togliere casomai un pochettino di sti detriti, altrimenti col cocchio che riesco a passare. Ok, la prossima auto potrebbe essere un attimino più problematica delle precedenti, dato che si trova su un boio di terrazzo e siamo proprio tanto in alto. Quindi dobbiamo trovare un modo per portarla a terra senza farla fuori. Ed è anche un'auto bella veloce,
Tuttavia, con il potere della nostra lancia termica, dovrei forse riuscire ancora una volta a fare il furbacchione? Si può fare il furbacchione! Perfetto, l'auto contro rimasta danneggiata. E insomma, gli ho quasi fatto fuori uno pneumatico. Ma dai, dovremmo farcela. Ora dobbiamo solo capire come arrivare a terra. Allora, aspetta un secondo. Se furbescamente io passo per di qua. Ok, facciamo una cosa stupida. Proviamo a volare velocemente di sotto. E devo dire che è stato un atterraggio più delicato di quanto mi aspettassi. Le ruote sono ancora integre, quindi dovremmo poter tornare fuori. Apriti cancello, perfetto. In modo tale da poterla parcheggiare vicino, piano ma non troppo, al nostro camion per la fuga. Ok, questa dovrebbe essere la penultima auto ed è un pick up. Allora, vediamo un po', dovrebbe essere anche una volta agganciato, sì, sulla parte posteriore. Guarda, è anche più semplice degli altri, visto che non ha bisogno del culetto il pick up. Quindi men che non si dica. Ti piace rubare alle auto facile? Ponci ponci popopon. I believe I can fly. Ok, è tutto calcolato. L'ultimo veicolo invece si trova alla pista d'atterraggio degli elicotteri, perché è così che l'hanno trasportata. In passato non potevamo utilizzare il trucco dell'allarme effettivamente, perché non c'era modo di tagliare il cavo o altro. E non possiamo neanche tranciare questo, vediamo un po'. No, no, potete vedere che proprio non lo possiamo colpire. Fintanto che siamo con le auto non dovrebbero esserci problemi. Allora, o la trasportiamo utilizzando questo. Si potrebbe anche fare, eh? Allora, no, questo non lo posso muovere. Vediamo un po' se riesco ad organizzare una cosa carina. Secondo me è fattibile. Aspetta, perfetto. Solleva un attimino il tutto. E retromarcia, perfetto, occhio. No, funziona anche troppo bene. È un po' bassina. L'ho vista brutta per un secondo. Non si sa come. Mi è caduta una vetrata. Da dove è arrivata sta vetrata? No, 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 non capottarti. Non capottarti, porco cane. Quale parte di non capottarti non era chiara? No, 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 no. Ok, in mia difesa ci ho provato, ma quella vetrata che è caduta improvvisamente mi ha un po' fregato, dannazione. Ok, ho passato un quarto d'ora a cercare di spostare l'auto in maniera legale. O niente da fare in un modo o nell'altro. Le tavole si buggano, mi sono... cose orribili. E la cosa peggiore è che ho erroneamente salvato invece di caricare. Quindi ora sono costretto a cercare di completare il tutto in meno di un minuto. Dannazione, questa non ci voleva. No, mi sono praticamente fregato la partita. Perfetta, vai così. Aspetta, aspetta, ci provo comunque ma non ripongo troppa fiducia nelle mie scarse abilità. Ok, fuori una, passami alla prossima, veloce, fuori due, veloce, 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 fuori tre, fuori quattro, devo darmi una mossa, dimmi che questa me la prendi comunque, dimmi che la prendi comunque. Ok, perfetto, 30 secondi, provo a correre dentro. Ciccio, dovresti corrermi di più, sta arrivando l'elicottero della pula. Maronne, quanto è lento sto tipo. Ok, sali a bordo di quest'auto orribile. Ok, oh mio Dio, ce la faccio comunque. Oh mio Dio, ce la faccio comunque. Aspetta, ne manca una. Ok, ho lasciato un'auto in giro, no, non importa, forse non me l'ha calcolata e non lo so nemmeno io. Ne abbiamo prese almeno 6 a quell'elicottero là dietro. Non mi lamento, è comunque un ottimo risultato. 40 minuti solo per fare questa prima missione. E non so perché il gioco mi ha spawnato in bagno. Oh, lo abbiamo sistemato tantissimo il bagno. Adesso ho addirittura una lavatrice, così posso lavare i panni. Niente più vestiti sporchi. Uila, abbiamo dato davvero una bella sistemata alla nostra fabbrica. Dovrei aver terminato anche i lavori in camera da letto. Ho adesso una bella lucina. Il letto è qua in fondo, uno specchio a parete. Ah beh dai, mi sta cominciando a trattare davvero molto bene. Tuttavia là fuori imperversa ancora un tempo orribile. Possiamo vedere di visitare una nuovissima zona. Non ci credo mai. Abbiamo sbloccato Hollow Rock Island, un luogo che non abbiamo ancora mai visitato. E dobbiamo recuperare dei computer. Ok, nuova zona vuol dire un sacco di cose da derubare. Sembra che ci sia un faro e ovviamente una zona portuale. C'è una nave, diverse fabbriche. Qui muoversi con le auto è praticamente impossibile. Dovremmo spostarci a piedi da un edificio all'altro. Come potete vedere ci sono diversi componenti elettronici che dobbiamo vedere di recuperare. 5 sono quelli principali e altri 3 sono quelli secondari. E il tutto ovviamente sempre in 60 secondi. Perché mai una cavolo di gioia? Oh mio Dio, devo abbattere quel faro con le mie bombe in sandbox appena possibile. Allora, vediamo inoltre se possiamo recuperare un pochettino di bottino, perché visto che stiamo per level upare, molto probabilmente sbloccheremo una nuova, spero potentissima, arma, perché la pistola non è stata utilissima fino adesso. Allora, questo mi sembra un villino abbastanza grande. Vediamo un po', buon salve, Willa. Un'altra casa di ricchi che posso distruggere come non ci fosse un domani. Cosa vuoi di più dalla vita?
E nascosta sotto le scale principali ho trovato un'entrata segreta che mi conduce alla cantina. Oh, questa non è una cantina, questa è una cassaforte. Mi straprendi in giro, c'è una cassaforte. Scusate un attimo, datemi la possibilità di mettere giusto qualche bomba. Via, ciccio, corri. Ho sentito, orco cane, una piccola esplosione. E questa non si è mossa di un millimetro. Oh mio Dio, c'è dell'oro. C'è un sacco di oro, porca di quelli per porca. Ma l'intera struttura è protetta da una gabbia. Mi straprendi in giro, come faccio io ad abbatterla? Aspetta un attimo, c'è una grata metallica lì, perché immagino che la mia blowtorch... Sì, ciaone. Allora, se notate bene, quella è la villa in cui mi trovavo, mentre invece qua sotto c'è uno strano passaggio. Diamo un'occhiata e buongiorno. Dimmi che tu sei effettivamente la gratta di metallo. Come arrivo io lassù adesso? Ok, ho fatto una piccola base con delle tavole. Potete vedere che adesso sono molto più vicino all'entrata. Vediamo un po' se riesco a fare un piccolo scalino. E che la telecamera è bastarda nel profondo. Però sì, diciamo che come idea di base sembra funzionare. Aspetta che se faccio un salto troppo lungo volo come un pirla di sotto. Oh, siamo arrivati. È stato più semplice del... previsto. Aspetta, tirami fuori il fucile. Io entro con il fucile. Uila, ce l'abbiamo fatta. Siamo all'interno del cavò. E questo mi dà ben $2500. Ed in più ho trovato anche una sacca piena zeppa di denaro con altri $400. Non dimmi che si poteva aprire dall'interno. No, no, ragazzi, abbiamo svaligiato con questo luoco fuori di qua. Scusate un attimo, sono tornato a casa, perché a questo punto direi che cosa buona e soprattutto molto giusta vedere di portarci via ancora più bombe, molte più bombe. Perfetto, il fucile l'abbiamo già potenziato. Un paio di proiettili in più non mi dispiacciono. E posso anche vedere di allargare le tavole, perché sono davvero molto strette, e ne portiamo via molte di più. Mi restano ancora $1300, però ci siamo potenziati ma proprio un sacco. Bando alle ciance e ritorniamo a Hollow Rock Island. Fare tutti gli obiettivi in 60 secondi è abbastanza ovvio che sia impossibile. Cerchiamo casomai di concentrarci su creare un percorso per prendere questi e forse questi due. Devo fare davvero un giro assurdo qua. E aspetta un secondo, se notate bene, fra un tetto e l'altro ci sono dei cavi che potremmo utilizzare per effettivamente muoverci più rapidamente. Non mi dispiace. Allora, il problema è che sto cavolo di posto è rinforzato, pertanto vediamo di aprirci violentemente. E più vado avanti e più sono convinto che questo sia un luogo in cui fanno esperimenti. Cos'è quella roba laggiù? Forse era meglio non sparargli. Sì, decisamente era meglio non sparargli. Spegni l'incendio prima che arrivi la pula, porco cane. Era così quando sono arrivato. Ok, ho ricaricato la partita e ho evitato di far esplodere lo strano composto chimico. Come potete vedere, ho già messo una trave in modo tale che adesso possiamo arrivare qua più rapidamente. Senti, fammi fare una cosa tattica. Siccome sembra come se stia per scivolare da un momento a quell'altro. Ok, perfetto. E così facendo possiamo arrivare da quest'altra parte. Il primo computer si trova nel laboratorio lì in parte. Vediamo un po' se passando violentemente da qua. Aspetta, mi sembra di averlo visto. Ed ecco laggiù che abbiamo il secondo computer. Perfetto, ora proviamo a ritornare indietro. No, 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 il rischio di cadere è anche troppo elevato. Aspetta che salvo, perché se faccio boiate. Vediamo un po' una fucilata. Piccino picciò. Rimuoviamo magari qualche detrito. E riesco a spostare il computer un po' più vicino a me. Perfetto, qua in angolino. Non cadermi di so. Ok, lì va benissimo. Ok, una volta preso questo secondo computer è inutile ed impossibile tornare indietro. Quindi dobbiamo cercare di arrivare da quest'altra parte. Qua il computer si trova al piano più alto. Che giri assurdi devo fare io? Beh, direi che la cosa migliore probabilmente è cercare di far breccia attraverso una di queste pareti. Aspetta, cerchiamo di aprire le porte di questi strani laboratori. Secondo me qui hanno creato il Covid, Poi non mi stupirei se si scoprisse che era tutto vero. Sì, sì, dobbiamo arrivare dall'altra parte. Quindi aspetta un secondo, ricordiamoci che ho anche fatto un acquisto di bombe non da poco. Aspetta, 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 aspetta. Ok, l'esplosione non mi ha trucidato. Che cosa buona e giusta. Ok, una volta che siamo usciti da quel laboratorio dobbiamo probabilmente scendere qua sotto. Vediamo un po', la zona sembra abbandonata. IT vuol dire computer di solito in inglese. Vediamo di entrare molto delicatamente. Oh, ed ecco qua che c'è un'altra macchina, perfetto. E poi da questo punto dobbiamo cercare di arrivare qua sopra. Ho la vaga impressione che non c'è modo di passare attraverso qua. No, c'è la strada. Perfetto, una volta afferrato quel computer ho aperto un altro varco e possiamo salire le scale. Il prossimo si dovrebbe trovare nell'edificio di fronte a me. È un computer bianco, quindi è facoltativo. Tuttavia, qualche punticino in più
Non mi dispiacerebbe. Non credo si trovi qua sotto. Ma invece pare che si trovi al secondo piano dell'edificio. Per fortuna che abbiamo potenziato i nostri strumenti, quindi è molto, ma molto più semplice. Ed in effetti eccolo qua. Vediamo un po' se riusciamo ad aprirci un varco, forse dal piano di sotto. Ecco qua, direi che è decisamente molto più semplice. Praticamente saliamo le scale, anzi facciamo una cosa tattica. Utilizziamo la bomboletta di spray, così che so pure io dove cavolo andare. E da qua devo ricordarmi di andare su fino a qui. E ora avremo anche il quarto computer. Pertanto, come ogni persona normale, vediamo di armarci di fucile e facciamo fuori la maledettissima parete. Ok, così facendo arrivare al piano di sotto sarà molto, ma molto più semplice. Si trova... Oh mio Dio, dobbiamo far breccia attraverso questa parete, quindi dobbiamo scendere le scale e passare da quest'altra parte. Ecco qua, tutto normale. Siamo proprio in parte al computer che dove di più della vita. Ed ecco qui, perfetto, aspetta che forse questo... questo vale 30 dollari, ottimo. Una volta afferrato il computer usciamo dal lato e dobbiamo trovare un modo per arrivare sopra. E l'unico modo, lo sapete molto bene, sono le nostre stesse tavole. Quindi dobbiamo crearci, aspetta, un percorso che non sia troppo scosceso, altrimenti non riusciremo a salirlo abbastanza rapidamente, più facile a dirsi che a farsi. Togliamo magari qualche fastidioso detrito. Perfetto, una volta arrivati quassù non dobbiamo fare altro che salire di qui. Perfetto, mettiamo un'altra tavola anche qua per semplificarci il tutto. Buttiamo giù questo e siamo arrivati praticamente alla villa, di cui distruggo la porta perché non c'ho tempo di stare a suonare, santo cielo, non sono il Corriere Bartolini. Ok, troviamo l'ultimo computer che si trova, ok, praticamente in angolo. Oddio, credo si trovi in questa stanza. Sì, eccolo qua, devo davvero fare un giro assurdo. Secondo me è impossibile fare tutti sti giri, ma casomai prenderò un computer in meno. Una volta preso questo, dobbiamo praticamente vedere di distruggere le pareti. Aspetta, questa parete non la posso distruggere? No, sembra fatta in muratura, non è un problema. Datemi una bella bomba e leviamoci le maroni. Aspetta che non scatta l'allarme, c'è da uno che... Maronne, per botta di culo non è scattato l'allarme. Così che... aspettate che spengo l'incendio. Ottimo. Possiamo correre alla nostra barca e fuggire di qua. In teoria dovremmo aver fatto tutto. Ok, ci provo, ma non nutro troppa fiducia nelle mie abilità. Sono capace di cadere anche mentre sono qua. Gioco, brutto momento per la gara, davvero brutto momento. Qua mi avrebbe fatto comodo un'auto per arrivare là sotto molto più rapidamente. Forse ce la facciamo, aspetta un secondo. Prendi questo, scappa di qua. Ok, segui il percorso. Madò, siamo già a 30 secondi. Ok, afferra anche questo, corri di sotto. Siamo molto corti di tempistiche. Ok, fin qua tutto bene, non me la cannare adesso. Non me la cannare adesso. Ok, 22 secondi. Siamo stretti, siamo tanto stretti. Ok, ok, non ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ok, ne mancherebbero due, ma come ho detto, mi accontento. Avevo ancora 12 secondi, ma... Olè, direi di fuggire, che è la cosa migliore. La polizia stava arrivando, ho detto no, vabbè, non mi metto a inseguirli. Hanno rispettato i limiti di un minuto. Bella, 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 secondo me effettivamente si poteva prendere un altro sicuro. Due no, ma proprio per niente. Oh, ci siamo spostati ancora in avanti nel tempo e come potete vedere abbiamo raccolto tutto il mais, l'abbiamo anche già sistemato. Perfetto, ma scusate, cosa mi serve far tutto sto popò di lavoro se io tecnicamente rapino le genti? Ma vabbè, dettagli. Allora, abbiamo anche finito la costruzione di... non so cosa sia, sta specie di mini capanno. Ok, probabilmente vengo qua a mangiare o a pescare. Oh, ciao piccolino, abbiamo... abbiamo il lanciabissimo. Oddio, non riesco a dirlo. Ho goduto per un attimino. Io direi di testarlo sulla nostra entrata principale. Mi aspettavo un'esplosione maggiore, ma dobbiamo anche ricordarci che questo lo dobbiamo ancora migliorare. Quella, piccolino di papà, scusate, dovevo rinnovare un attimino il pavimento della camera da letto. Oh, maronne. Ma no, la mia lampada dell'IKEA, l'ho pagata ben 8 euro. Parca di quelli per porca. Ok, quanti soldi abbiamo da parte? 1490 dollari. Aspetta che una migliorata piccina piccioli la posso anche... vabbè, 750. Facciamo che miglioro questo e anche la quantità di colpi che mi porto via. Il resto del denaro casomai lo teniamo da parte. Guarda, miglioro giusto la pistola portandomi via 6 proiettili in più, perché potrebbe comunque tornarci utile. Nel frattempo dietro di me si sta sviluppando un incendio orribile. Ok, abbastanza ovvio che l'incendio mi sia sfuggito di mano. E come potete vedere adesso, quando spariamo, anche su pareti normali, devo dire che... dai! Oh,
Niente male, è un'arma che dà soddisfazioni. Allora, tornando a noi, la prossima missione ci chiede praticamente di recuperare delle cassaforti che contengono i documenti dell'assicurazione. Oh, se vi ricordate prima abbiamo fatto una truffa. Tuttavia, senza i documenti dell'assicurazione non puoi avere indietro i soldi. Il problema è che quelle casseforti non sono... sono resistenti a tutto, tranne che all'acqua. Quindi se l'acqua riesce a penetrarci dentro, ovviamente verranno distrutte. Dobbiamo tornare alla villa di Gordon. Il problema è che nel momento in cui ci cade della pioggia o le buttiamo in acqua, scatteranno gli allarmi. Ok, ancora una volta siamo arrivati a bordo della nostra barca e ovviamente piove. E ovviamente deve piovere. L'unica cosa che non mi serviva quest'oggi era la pioggia. Pertanto, se dobbiamo spostare le casseforti, lo dovremmo fare tramite i veicoli tenendole protette all'interno. E sì, aspetta e spera. Per completare la missione ne dobbiamo distruggere solamente tre, che in teoria è fattibile, a meno che non siano strapesanti. Comunque il gioco ce ne propone altre tre se ci sentiamo proprio tanto sboroni. Allora, mi serve un veicolo poco grande. Peggiore delle ipotesi, forse possiamo metterle anche dentro un SUV. Perché no? Ma di solito hanno un camion. Ed in effetti, eccolo qua. Se riesco a caricarle al suo interno, in teoria, ne potrò mettere, che ne so, 3, 4, 5, tutte dentro. E poi posso buttarle tutte in una volta direttamente nell'acqua. Vediamo un po'. Più che altro devo fare attenzione a non danneggiarlo, altrimenti avremo un bel po' di problemi. Dovrò cercare probabilmente di richiudere gli eventuali buchi con le nostre tavole, ed è più facile a dirsi che a farsi. Ho notato un'altra cosa: quando arrivo con il camion, i portoni principali si aprono, tuttavia sono troppo bassi, quindi dobbiamo piazzarci un po' di bombe in modo tale da non danneggiare proprio la parte superiore. Ok. Oh, al massimo possiamo fare anche così. E tanti saluti, voilà. Un paio di tiri. Wow, mi sono cadute cose in testa, dicevo. Un paio di tiri del nostro nuovo lanciarazzi. No, 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 questo. Stavo cercando di spegnere l'incendio. E in pochi secondi risolvi tutti i tuoi problemi. Più o meno, oddio. Non è che mi fido tanto di sto tetto, ma secondo me ci passiamo, sì dai, ci passiamo. Ok, sembra proprio che possiamo passare. Oh no, appena detto senza problemi. Ma dai, ha appena toccato, me l'ha sventrato. Ma mi straprendi in giro. Camion fai schiferrimo. E neanche a farlo apposta, una delle casseforti si trova qua dentro. E sì, pesano parecchio. Allora, visto che tanto devo ricaricare la partita, appena tocca l'acqua, potete vedere, comincia a fare bip 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 e scatta l'allarme. Ok, questo sarà un problema. Ok, apriamo la parte posteriore del camion senza fare ulteriori danni. Ok, meglio che nulla. Il mio dubbio è come faccio a sollevare abbastanza la cassaforte. Sì, più o meno ce la faccio. Da metterla a bordo. Ha funzionato, non ci credo mai nella vita. Carichiamola qua. Ok, speriamo che trasportandola avanti e indietro. Ah, aspetta, stavo per dire non si muova danneggiando il furgone. Direi quindi che cosa buona e giusta vedere di metterci una trave, anzi facciamo due travi, così che sono sicuro che il gioco non si bughi male. Sembra che quel ricco bastardo stia anche organizzando meglio la propria collezione di auto. Al piano superiore c'è un'ulteriore cassaforte, eccola qua. Il problema è che non so come portarla al nostro camion che si trova qua. Ho visto un SUV, che non è grandissimo. Purtroppo la parte posteriore non si apre. Se uso molto delicatamente la nostra lanciatermica, cercando di non appiccare incendi. No, non appiccare incendi. Spara dentro. Ok. Oh, finalmente sono riuscito a togliere la ruota posteriore, che era praticamente indistruttibile. Ora, sì, aspetta e spera. Se togliamo eventuali detriti dall'interno, ce ne sono tanti però. Forse dovrei riuscire a caricarla. Aspetta, ce la faccio? Non ce la faccio. Quando pensi di aver avuto una buona idea, ovvero avvicinare il camion alla zona dove si trova la cassaforte, e poi scopri che nel frattempo l'altra cassaforte ti ha praticamente sventrato il camion stesso. Ma porca di quella iperporca. Ok, cerchiamo di proteggerla da... aia! Da eventuali gocce di pioggia. Ma santi numi, mai una gioia nella mia vita. Ok, vai così, vai così. Perfetto. Ed ecco che l'abbiamo caricata a bordo. Vediamo se riesco a salire pure io. Questa volta cerchiamo magari di metterla in un punto più tattico. Facciamoci tattici anche noi e la blocchiamo al soffitto. E tanti saluti. Ok, così non dovrebbe fare neanche troppi danni. No, ok, così è più che sufficiente. Però dai, con tutto il lavoro che ho fatto, poi arriva la cassaforte sbrank che mi rompe tutto. Ma porco cane, stai ferma lì e torna dentro, maledetta. Oh, ok. E proprio quando pensavi che ormai l'avresti vinta, ho scoperto che una delle cassaforti si trova all'interno della casa principale. Oh mio Dio, è grandissima! E questa come faccio a caricarla all'interno del camion? Che ho parcheggiato tatticamente qua sotto. Dobbiamo farla precipitare ai piani inferiori.
cercando ovviamente di... sì, aspetta, spera. Di non farla uscire. Allora, ti piazziamo, anzi, salva. Sempre salvare. Cioè, piazziamo un po' di bombe in modo tale da raggiungere i piani inferiori più rapidamente. Ok, perfetto. Oh mio Dio, sarà molto più difficile del previsto. Aspetta, 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 allontanati. E ok, non stiamo neanche causando incendi. Che più o meno. Ok, sarò onesto con voi, spostare sta cassaforte è praticamente impossibile. Pertanto devo continuare a piazzare bombe esattamente sotto di essa, facendola precipitare ai piani inferiori. Ok, non mi finire fuori dannazione. Altra bomba anche qua, io l'aspetto sotto, dovrebbe arrivare in pochi secondi. E fin qua ci siamo. Piazziamo giusto un paio di bombe ancora sotto di essa. E se ho fatto tutto giusto, maronne che bacca assurda, dovrebbe essere arrivata, oh, in parte più o meno al nostro camion. Vediamo un po' se riesco a far breccia in un punto tattico da portare il camion abbastanza vicino. Dovrebbe essere praticamente fatta, ho usato così tutte le bombe. Ma ok, molto meglio. Ora mi devo divertire anche a spostare tutti i detriti. Allora, datemi un secondo perché questa impresa è molto più difficile del previsto. Volevo andare a controllare l'ultima bomba che si dovrebbe trovare. Sì, l'ultima bomba, scusate, l'ultima cassaforte che si dovrebbe trovare qua. Ah, siamo proprio sopra l'acqua ora che noto bene. E anche qua siamo praticamente sopra l'acqua. Forse è più semplice del previsto. E in caso dovessimo farla di corsa, ci sono le auto da corsa. Allora, è una cassaforte piccola. Ottimo, spostiamola il più vicino possibile al bordo dell'abitazione. Perfetto, ovviamente ho salvato, così possiamo fare la prova. Ci posso piazzare una bomba sotto ed in teoria dovrebbe finire dritta dritta in acqua. Oh, fantastico. Mi ha dato obiettivo completato. Come mi ha dato obiettivo completato? Le devo affondare? Gioco. Ah, la cassaforte è lì. Non l'avevo vista, ci sono arrivato malissimo. Però se cade in acqua, parte ovviamente il timer. Però come idea di base funziona. Porco cane, sono in partita da 2 ore e mezza. Sta missione è davvero lunghissima. Allora, vediamo un po' se riusciamo ad agganciare sta cavolo di cassaforte. Altrimenti le possibilità di spostarla sono praticamente inesistenti. No, gioco, mi devi agganciare. Ok, la cassaforte. Devo fare solo attenzione a non fargli toccare l'acqua. Aspetta, no. Acqua cattiva. Ok, no, 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 non c'è pioggia, non c'è pioggia, non c'è pioggia. Porco cane, 2 gocce d'acqua e subito scatta. Allora, voglio provare un'idea folle. Ho parcheggiato il camion il più possibile vicino alla casa, ovviamente sempre sotto la tettoia. Agganciamo sta maledetta cassaforte al camion con quante più travi possibile. Così facendo, quando partiamo l'allarme, tanto sarà comunque già scattato, quindi non è un grande problema. È vero, creerà un pochettino di resistenza alla cassaforte mano a mano che ci muoviamo, ma mi basta arrivare oltre il bordo, buttare il camion in acqua e correre alla nostra barca che si trova lì sotto. Ce la faremo? Boh. Perfetto, non ci resta che incrociare le dita e sperare di non far boiate. L'ultima cassaforte si trova distante da tutto il resto delle strutture. Tuttavia, siamo comunque sopra l'acqua. Pertanto posso riciclare la stessa idea di prima. Devo solo incrociare le dita e sperare che le bombe non mi tradiscano. Ok, corri, corri, corri tantissimo. E da quel momento in poi dovrebbero essere scattati i 60 secondi. Ok, la cassaforte è comunque caduta in acqua. Che cosa buona e tanto giusta. Perfetto, evita le rocce. Ottimo, ed eccoci qua. Speravo che mi aprissi il garage. Speravo che mi aprissi il garage, onestamente. Poi io ho perso preziosissimi secondi. Vai, 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 vai. 8000 bombe, perfetto. Corri, Lonna. Dimmi che è caduta in acqua, perfetto. Ok, se non faccio boiate qua devo fare molta attenzione, perché se mi si pianta l'auto è finita. Era l'unica cosa che non doveva accadere. Di base le idee sono buone. Ok, abbiamo ancora 23 secondi, ce la possiamo fare. Vai, vai, la cassaforte dovrebbe essere ancora attaccata. Ok, vai in acqua, maledetto. Ottimo, ottimo. Ne manca una? Come ne manca una? Ne ho lasciata una da qualche parte. Vabbè, non importa. Vediamo di andare alla barca e tanti saluti. Mi ritengo soddisfatto, non so dove fosse l'ultima. Oh, mamma mia, ecco l'elicottero che stava arrivando. Non ci si può mettere così tanto tempo, sì. Non guardate questo numero, perché io ricarico la partita 826 volte per cercare di capire come far tutto. E quindi, questo non è 27, ma in realtà sarà anche 57. Maronne i traumi, però. Oh, finalmente una giornata di sole anche a casa mia. Meno male. Ok, nel frattempo abbiamo anche level upato, ma scopriremo il prossimo episodio cosa abbiamo sbloccato. Gente, io direi che per questa puntata ci possiamo fermare qua, anche perché mamma mia quanti traumi sto gioco. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace per continuare la serie e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!